Bene, bentrovati a Mondo Futsal, il portale del Futsal Pontino, il calcio a 5 Pontino, le coordinate per poterci seguire, andare su mondofutsal.net oppure youtube.com/mondofutsaltv. Tutto questo chiaramente dopo la sigla. Bene, iniziamo dalla Serie A1 con la vittoria fondamentale della Rapido Latina che espugna il parquet di Napoli nello scontro diretto salvezza contro l'ultima della classe. Una vittoria in rimonta, 2-1 il risultato finale. I pontini che decidono il match negli ultimi 5 minuti, il pareggio di Avellino e poi praticamente in coincidenza della sirena è arrivata la rete dell'argentino Maina, 2-1, una vittoria che consente adesso nuovi spiragli, quello che finora sembrava un'utopia, ovvero la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, in realtà può essere un obiettivo a portata di mano. Iniziamo dai risultati, la lettura è semplice delle 5 gare che si sono disputate nel weekend. Caos Futsal Fabrizio Corigliano Calabro 6-2, Luparense Futsal Città di Sestu 3-1, Napoli Rapido Latina 1-2, Pescara Asti 2-0, Real Rieti Acque Sapone Megrosse 6-6. Questa dunque è la classifica, ricordiamo che nell'ultimo turno ha riposato la Lazio. Luparense che guida a quota 16 insieme ad Asti e Lazio, Real Rieti e Pescara insieme al Corigliano 12, Acque Sapone Megros 11, Caos Futsal e Città di Sesto a quota 10, la Rapido a 9 punti, il Napoli a 2. Quindi vedete come è stata fondamentale la vittoria della Rapido maturata domenica. Il prossimo turno per la squadra di Piero Basile è davvero impegnativo, avversario al Pala Bianchini il Pescara, si gioca lunedì sera 8 dicembre alle ore 20:30, il Pescara che nell'ultimo turno ha battuto l'Asti che come è noto fa parte del terzetto di testa, il Pescara segue a 4 punti il gruppo di vertice. I pescaresi chiaramente occupano la seconda piazza in condominio con Real Rieti e Corigliano. Passiamo adesso alla Serie B, nella giornata che ha visto l'Olympus aggiudicarsi in esterna il match al vertice contro l'Ardenza Ciampino. Una grande prestazione invece della Vis Fondi Calcio a 5 che ha spugnato il campo del Civitanova con il punteggio di 5-4. Per i ragazzi di Mister Rosigna sono andati in rete Frainetti, autore di una doppietta, 30, Lauretti e Di Martino. Una vittoria che ha un alto valore specifico per il team rossoblù che fa un passo importante. Importante per abbandonare le posizioni pericolose della bassa classifica. L'ottava giornata, Ardenza Ciampino, Olympus Olgiata 3-4, Civitanova Virtus Fondi 4-5, Futsal Aprutino Foligno 6-3, Maran Nursia Calcio 5 Atlante Grosseto 11-3, Porto San Giorgio Perugia 4-4, Prato Rinaldo San Giorgese 14-0. Questa la classifica, Olympus Olgiata quota 20, Maran Nursia calcio 5 16 insieme all'Ardenza Ciampino, Futsal Aprutino 14, Prato Rinaldo 13, Atlante Grosseto 11, Porto San Giorgio e Perugia 10, Virtus Fondi 9, Foligno calcio 5 7, Civitanova 3, San Giorgese chiude ultima 0 in classifica.
Nel prossimo turno i rossoblù del presidente Ginepro affronteranno al Palasport di Fondi la formazione del Porto San Giorgio, che affianca i fondani a quota 9 nella quart'ultima posizione insieme al Perugia. Nell'ultima giornata proprio i marchigiani ed il Perugia hanno impattato tra loro con il risultato di 4-4. E passiamo adesso alla Serie C1, dove si registra un'altra sconfitta per il Minturno, che soccombe alla capolista Capitolina Marconi, trascinata dal sempre verde Marco Angelini. Il punteggio di 5-3 per la formazione del Sud Pontino sono andati in rete Alves, Alvaro e Savastano. Importante invece il pareggio conquistato dall'Eagles Aprilia in casa contro il Città di Paliano. Infatti con questo punto guadagnato la formazione aprigliana stacca il fanalino di coda TCP in fondo alla classifica. I marcatori sono stati vicino con una doppietta e poi Seguiti e Racioppo. Il team di mister Gerardo Iannaccone nel prossimo turno renderà visita alla Virtus Palombara, la seconda della classe, mentre il Minturno ospiterà alla Pala Borrelli il Civitavecchia. E adesso, come per altre categorie, risultati e classifica. 12ª giornata in Serie C1, Albano Anni Nuovi Ciampino 5-2, Capitolina Marconi Minturno 5-3, Civitavecchia Atletico Civitavecchia 3-2, questo era un derby portuale. Eagles Calcio a 5 Aprilia, Città di Pagliano 4-4, Lazio Calcetto Real Castelfontana 4-2, Lido di Ostia Mirafin 4-1. Nuovo Atletico Ferentino TCP 4-3, Virtus Palombara Active Network 0-0, risultato piuttosto insolito in questa categoria. Questa è la classifica: Capitolina Marconi 31, Virtus Palombara 28, Lido di Ostia 24, Active Network 21, a quota 19 Albano ed Anni Nuovi Ciampino, a 18 Nuovo Atletico Ferentino e Mirafin, a 16 Real Castelfontana, poi segue l'Atletico Civitavecchia a 15 insieme al Città di Pagliano, a 13 il Civitavecchia, a 10 Minturno Lazio Calcetto, a 7 l'Eagles Aprilia Calcio, a 5 il TCP chiude a quota 6. E di questo campionato abbiamo i riflessi filmati, parliamo degli highlights che si riferiscono al match tra Capitolina Marconi e Minturno, immagini gentilmente concesse da Futsal Funner, vediamo. Benvenuti dalla Pala to Live, dove sta per andare in scena la 12ª giornata di campionato della Serie C1 regionale. Il main event di questa giornata è proprio Capitolina Marconi contro il Minturno. Perde un attimo però il numero 10, che è costretto a tornare all'indietro proprio per Oscar Duran, che quasi fa rubare il pallone da Petrucci a tu per tu con il portiere, il palo. Muove il pallone dal sinistro verso il destro. Poi il servizio per Agosta e ruba palla a Rubei, ma Oscar Duran capisce tutto. Poi il pallone torna da Rubei, Saviano, ancora una volta Rubei. Una partita che però ha visto assoluto protagonista il pontiere del Minturno, scusate. Langiano ci prova con il destro dentro e Maurizio Cerchiari, come al solito, sul secondo palo, 1-0 Capitolina. Agosta ancora per Faria, che se ne va con un numero di Marraz, poi va con la punta per la Capitolina, scusate, già battuto Lauri dentro per De Cicco, copre bene il pallone su Tapia, poi Angelini e c'è il 2-0 della Capitolina Marconi, lo firma Marco Angelini, ma il pallone non raggiunge il numero 6, qui De Cicco prova ad andarsene spalla a spalla con Savastano, dentro per Lauri, ancora De Cicco, 3-0 della Capitolina Marconi. Rubei e compagni, pallone dentro proprio di Rubei verso Lauri, che cerca di andarsene con un sombrero da Savastano, che però ingenuamente rimette il pallone in mezzo, Lauri e Saviano chiude la porta. Ancora Capitolina Marconi che cerca di rubare il pallone in zona d'attacco e ci prova Petrucci. 4-0, ora sì, è arrivato il 4-0 della Capitolina Marconi. Ritorna però molto bene Petrucci, sicuramente un altro passo, il numero 11. Partita, siglato una tripletta, partita tra l'altro vinta per 3-2. Intanto però torniamo in cronaca, José Alves.
e c'è il gol della bandiera da parte del Minturno. Ancora l'ex CT Eur all'indietro, questa volta verso Marraz, e il pallone giunge Angelini. 5-1 della Capitolina Marconi, che sicuramente fa meglio quando gioca fra le mura amiche, ma questa non può essere una giustificazione. Ma intanto arriva il gol del 5-2 per il Minturno, lo firma il numero 19 Alvaro José Alves. Aria dentro per Zavattano, e bel gol da parte del giovane numero 20 del Minturno. 5-3 qui al Palatulib. Ma arriva in questo momento il triplice fischio finale del direttore di gara, che sancisce la fine del match. La Capitolina Marconi batte 5-3 il Minturno. Il nostro programma prosegue con la Serie C2. Il punto, lo Sport Country Club Gaeta vince ancora contro il Pomezia. Risultato schiacciante, 4-1. Tengono il ritmo il Velletri, che ha battuto l'altra formazione di Pomezia, la SK, e la Gymnastic Fondi, che fa suo il derby contro una combattiva Vis per 3-1. Mara Maldegge in trasferta all'FC Cisterna sul campo della città di Marina Minturno, mentre l'altra cisternese, la Vigor, impone il pari ad un lanciatissimo Anzio Lavigno. Torna la vittoria allo Sporting Giovani Risorse in casa contro la Fortitudo Terracina, e tre punti importanti si raggiudica anche la Connect, che impone la legge del proprio campo alla più quotata Real Podgora. Risultati e classifica: Città di Minturno Marina FC Cisterna 0-10, Connect Calcio a 5, Real Podgora 5-4, Gymnastic Studio Fondi Vis Fondi 3-1, Sport Country Club Penta Pomezia 4-1, Sporting Giovani Risorse Fortitudo Cisterna 7-4, Velletri Ask Pomezia Laurentum 3-1, Vigor Cisterna Atletico Anzio Lavigno 5-5. Questi i numeri della classifica di Serie C2. Sport Country Club che comanda la classifica a 27. Il Velletri segue a 3 lunghezze, quota 24. A 22 c'è la Gymnastic Studio Fondi, a 20 l'Atletico Anzio Lavigno, la Vigor Cisterna e Real Podegora insieme allo Sporting Giovane Risorse a quota 15. A 12 c'è la Vis Fondi, l'FC Cisterna ad 11 insieme al Penta Pomezia, Connect Calcio a 5 a quota 8, Asche Pomezia Laurentum a 7, Fortitudo Terracina 5 chiude quota 0 in classifica, nessun punto il Città di Minturno Marina. E adesso alcune immagini del girone, le prime si riferiscono a Vigor Cisterna Atletico Anzio Lavigno. Il servizio di Davis Pennesi, ringraziamo per la collaborazione, www.scambioaffari.tv. Thank you.
Ed ora il secondo contributo filmato realizzato dallo staff di Mondo Futsal TV, ovvero le fasi salienti di Gymnastic Fondi contro Vis Fondi nel derby tutto fondano. Andiamo adesso in Serie D, partendo dal girone A. Volano a pieno ritmo le prime della classe, vince lo United Aprilia in casa della Real Latina, così come la Cimi Latina Scalo di mister Spagnoletto in esterna sul Lele Nettuno e la Fortitudo Pomezia con una prova di forza casalinga ai danni dell'Atletico Rocca Massima. Importante vittoria del Flora contro il Città di Anzio, mentre divisione della posta tra il Falasche e il PR 2000 Aprilia e l'area 11 Latina al suo primo punto in campionato e Libo Nettuno. I numeri del girone A di Serie D: il 3-3 tra la dilettanti Falasche e il PR 2000 Aprilia, Flora 92 Città di Anzio 4-2, Fortitudo Futsal Pomezia Atletico Rocca Massima 8-1, Lele Nettuno Latina Scalo Cimil 1-6, Reale Latina United Aprilia 2-4, R11 Latina Libo Calcio 5 4-4, riposa la Virtus Latina Scalo. La classifica: United Aprilia 18, Fortitudo Futsal Pomezia 18, a 16 Latina Scalo Cimil, a 12 tre squadre: Città di Anzio, Flora 92, Real Latina, a 10 Lele Nettuno, a 7 dilettanti Falasche, a 6 Atletico Rocca Massima, a 4 il PR 2000 Aprilia, Virtus Latina Scalo a 3, Libo Calcio a 5-2, chiude l'area 11 Latina ad un punto. Il contributo filmato del girone A si riferisce alla partita tra Real Latina e United Aprilia, il servizio del collega Fabrizio Agostini, le riprese di Gianfranco Marceddu.
Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti a questa importante sfida che vede in campo il Real Latina e lo United Aprilia. Sfida importante della settima giornata del campionato di Serie D Girone A. Si parte, funziona il pressing alto degli apriliani, poi va via Gaglietti, si perde un po' il pallone, poi torna in possesso della palla ed è vincente il suo diagonale. Pompili dentro per Di Giorgio, prova a difendere il pallone e poi e fa continuare il gioco, ancora Aprilia pericoloso, Pompili e stavolta è il 2-0. Il Real che cerca di scuotersi dopo questo 1-2 apriliano. Ancora Di Giorgio, il sinistro, il 3-0. Ancora in profondità Di Giorgio, arriva il poker. Gaglietti, pallone fuori. Crozzoletto, dribbla Di Giorgio, Crozzoletto e la rete di Crozzoletto che lo ferma irregolarmente, poi batte subito il Real che accorcia ancora con Fagioni. Giocare Di Giorgio, parte Di Giorgio, il sinistro, la parata di Gregori dagli apriliani, poi il destro vincente di Galafate. Gaglietti contro Gregori, Gaglietti, la deviazione di Gregori sul palo, nulla da fare, finisce così. Lo United Aprilia espugna il terreno del Real Latina 4-2. Un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento. Sappiamo che era una partita molto difficile con questi avversari, però abbiamo avuto un grandissimo, ottimo approccio alla partita. In 10 minuti abbiamo espresso tutto il nostro gioco, infatti 4-0 subito, dopodiché un po' l'arbitro, un po' gli episodi della partita. Abbiamo dovuto stringere i denti fino al 60esimo, abbiamo preso dei gol, un po' di distrazioni qua e là, però siamo un'ottima squadra, un ottimo gruppo, una grande famiglia e ci porterà lontano questo fatto. Primo tempo, non ci aspettavamo la pressione alta loro, siamo andati in difficoltà ai 10 minuti, anche 15. Poi abbiamo preso un po' le misure, loro sono un po' calati fisicamente, noi siamo saliti un po' di più, siamo saliti di nuovo in pressione, la partita è un po' cambiata e il suo tempo andava molto meglio. Infatti è finito, diciamo, 4-0, 2-0 primo tempo e secondo tempo. Ci ho messa tutta, loro sono stati superiori, diciamo la verità, sono superiori in qualità. Sì, sono venuto a vedere degli amici del Real Latina che sono grandi amici nostri, anche fanno il tifo per noi quando giochiamo in casa, quindi mi sembrava giusto venire a goderci questa partita che era la prima contro la seconda in classifica, quindi ci aspettavamo un bel risultato, però un 4-2 che al secondo tempo il Real Latina ha fatto una grande partita e sono arrivati a segnare 2 gol. L'altro raggruppamento della Serie D, ovvero il Girone B, nel Girone B in cui continua la marcia inarrestabile della Real Terracina, che batte nettamente l'Accademia Sport per 5-2 e prosegue la sua fuga solitaria. Tiene il ritmo soltanto l'Olympus, che si impone contro l'Atletico Sperlonga. La città di Pontinia impone il pari al suo, mentre il Formia 1905 fa suoi i 3 punti contro il Real Fondi di mister Anto Giovanni. I risultati della settima giornata del Girone B di Serie D: Città di Pontinia calcia 5, Suglio 4-4, Formia 1905, Real Fondi 8-7, Novi Orizzonti, DLF Formia Calcio 0-0, Olympus Sporting Club, Atletico Sperlonga 4-1, Real Terracina calcio a 5, Accademia Sport 5-2, Sporting Terracina calcio a 5, San Giovanni Spigno 0-0. Risultati che producono questa classifica: Real Terracina calcio a 5, al comando a quota 21 punti, Olympus Sporting Club 16, a 13 Accademia Sport e Suio, Formia 1905 a 10, a 9 troviamo Real Fondi e il San Giovanni Spigno, a 8 Città di Pontinia calcia 5, a 7 il Formia Calcio, a 6 Sporting Terracina calcia 5,
2-2 l'Atletico Sperlunga, chiude la classifica la formazione dei Nuovi Orizzonti ad un punto. Il servizio del girone riguarda la partita tra Real Latina ed Accademia Sport, servizio curato da Mirko Fabbri, le riprese di Matteo Arena. Bene, davvero tutto per questa puntata di Mondo Futsal, ovvero il portale che parla Pontino, il calcio a 5 Pontino in primo piano. Ricordiamo le coordinate per poterci seguire: mondofutsal.net, oppure basta andare su youtube.com/mondofutsal. Ringrazio chiaramente tutto lo staff di Mondo Futsal in regia, Marco Dell'Orco e Luigi Papa, da Pasquale Cangianiello davvero tutto, alla prossima puntata.